come and get it. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo qui tornati sulla carriera allenatore con la Juventus. Ragazzi, allora, nell'ultimo episodio è successo che abbiamo comprato Arturo Vidal, che è tornato finalmente alla Juventus, ma ho fatto un leggero errore, perché al posto di dargli il 23 gli ho dato il 21, pensando che fosse il suo numero reale, quindi ragazzi, proprio deficiente. Quindi gli diamo il 23, però Dani Alves deve tenersi il 14, è un numero schifoso, però vabbè. Proviamo a vedere qual è il valore di Kroos. Dobbiamo andare a cercare, vediamo un pochino. 59 milioni, ragazzi, potremmo anche portarcelo a casa. Cioè, ragazzi, potremmo portarcelo a casa a solo 26 anni e un bel 88 ci fa molto comodo. E poi andrebbe anche a salire, quindi tanta roba, raga. Quindi gli offriamo di nuovo 32 milioni e 640 mila. E poi gli andiamo a offrire in cambio Marchisio, ragazzi. Andiamo ad avanzare l'offerta al Real Madrid. Vediamo cosa ci dicono. Adesso, ragazzi, proseguiamo. E si avvicina il giorno del finale di mercato. Ok, ragazzi, direi che abbiamo fatto un buonissimo mercato. No, me le hanno mandato le offerte, ma sono un deficiente e non le ho viste. No, raga, io non ce li ho sti soldi. Mi devono fare offerte, perché sennò, raga, veramente non possiamo fare niente. Oh, un'offerta? Un'offerta, raga, per Neto. Sì, raga, tutta la vita, all the life. Raga, giocatore venduto, vai così, raga. Adesso devo scegliere Kroos o Ver Kroos tutta la vita, raga. Ci siamo, raga. Ok, gli andiamo a offrire 45 milioni. No, aspettate. Vabbè, raga, dobbiamo fare per forza così. Spero veramente che accetti, perché sono disperato, raga. Per favore Dio. Ok, raga, possiamo farcela. Possiamo averlo. Possiamo farcela. Sì! Accettata, raga. Accettata! Aia, mi sono fatto un male cane. 260. Ah, ci rimane ben tanto, No, ho sbagliato. Quindi gli darei 300.000 e non se ne parla più. Giocatore chiave, prima squadra. Andiamo a prenderlo. Ragazzi, speriamo veramente di farcela, perché... Cioè, se ce la sono dislessico. Se ce la facessimo sarebbe veramente bello. Perché sì! Sì, raga! Sì! Vai così! Altro che Verratti. Verratti può solo accompagnare. Ragazzi, ci vediamo dopo. È finito il mercato estivo e noi abbiamo fatto un grandissimo mercato. Abbiamo rinforzato davvero tanto la squadra, ragazzi. Quindi... devo dire molto bene. Ok, ragazzi, ci siamo. Stiamo per far debuttare Toni Kroos, ragazzi. Non vedo veramente l'ora. Qua c'è da fare un pallonetto. Non così. Allora, raga, ci siamo. Partiamo subito guarda Kroos, subito cattivo. Non gli ho cambiato il numero di maglia. Sono scemo. Raga, mi sono dimenticato di cambiare il numero di maglia di Kroos, quindi adesso ho il numero 7, che è veramente orribile. Io mi ricordo un po' il balletto contro il Milan in Supercoppa, raga. È vero, prima ti ho tirato in croce. Vai! I balletti fa. Toni Kroos al debutto, la mette dentro con l'orribile maglia numero 7, che devo cambiarli, ma non me lo sono scordato, vi dico la verità.
Ragazzi, è epico! Mamma mia, che tiro proprio! Oddio! Da lì! No, così era quel coso, Pjanic! Buona palla questa, mi sembra una buonissima palla. Attenzione, Higuain! Passaggio tattico, vede Bale! Vabbè, comunque, Higuain è là! Yuhu! Tripletta! No, tripletta, cosa sto dicendo? Mi è molto il fatto che sia stato venduto, perché veramente mi piaceva. No, che ti sto tagliando! Oh! Ma non ci voglio credere! Che azioni! 4-0! Ok. Ragazzi, sinceramente credo che questa partita continuerà così fino alla fine, quindi taglio e ci vediamo alla fine della partita. Ok ragazzi, finisce la prima partita sul risultato di 6-0. Pjanic fa una bellissima doppietta cross, purtroppo prende il giallo, ma non è molto rilevante. Comunque ragazzi, il primo gol è stato veramente, cioè ragazzi, ho fatto veramente una partita splendida, certi gol proprio non me li sarei mai sognati né in cielo né in terra, però vabbè. Perché mi ha portato qua? Abbiamo la Champions contro... cos'è sta cosa? L'almelo. Non è mai esistita, esiste adesso. Alcuni però non se la sentono proprio di giocare, ho paura che si infortunino o qualcuno venga espulso a caso. Comunque la simuliamo questa perché è una partita quasi inutile, cioè ragazzi dovrei tagliare pure questa perché è troppo facile. E finisce 3... No, non sono proprio in perfetta forma, però li facciamo giocare lo stesso ragazzi. Ok ragazzi, ci siamo, inizia la partita. Comunque Toni Kroos veramente è una bestia, cioè raga... Ho preso cosa siamo? Al bancomat. Ora ho preso giocatori veramente... No, calmati. Ho preso giocatori veramente epici. Credo che al prossimo mercato punterò a rafforzare la difesa al posto di... del centrocampo e l'attacco, che direi che stanno messi abbastanza bene. Cavolo. Guarda lì Pjanic come si è girato bene. Guarda, dentro, Questo poi. No, raga, pareggio. Cosa mi è scappato? Che gol ha fatto? No, raga, stiamo facendo stupidaggini su stupidaggini, non solo io, anche la squadra, cioè anche l'Inter sta facendo stupidaggini su stupidaggini. Comunque, calcio d'angolo. Allora c'è là in mezzo. Oh, che gol! È Dani Alves! Dani Alves! Che stacco ha fatto! Cioè non prendono mai gli stacchi di testa, poi fanno sti gol, ma veramente! Cioè come è arrivato sulla palla, proprio... Raga, è una pazzia, ma io voglio chiudere la partita, quindi con Douglas Costa ti entro in porta! No, vabbè, Chiellini! Cioè, veramente, quando mai Chiellini fa una roba del genere? Ma cosa? No, vabbè, io non ci credo. Vabbè, 4-1, raga. Si gira. Ed è gol! Piani. Raga, ma ormai non metto più neanche la musica di sottofondo, è abbastanza ovvio che faccio gol, no? Fate il momento di eureka. Ecco, posso tornare a parlare. Comunque è stata veramente una bella partita, finalmente Higuain segna un gol un po' normale, non con tutte quelle acrobazie che non hanno senso. Comunque ragazzi, il miglior gol secondo me è stato quello di Icardi. Ultima partita di oggi, ma ragazzi, voglio fare il turnover, ragazzi, io non so cosa mai succederà in Oh My God. Ok ragazzi, sta per iniziare la partita contro il Cagliari, ragazzi. Allora, direi che Rincon sta facendo... Oh, i numeri di Rincon, Oh My God. Oh!
cosa. Epica! Epica! Rincon! L'avevo detto che doveva entrare in porta. E vabbè, questa non poteva parare. Ma perché è tutto dicenebrato oggi, Wayne? Grande Bale. Bale! Oddio! Che gol! Oddio! Ragazzi, nei commenti hashtag Bale for President, perché veramente qua, cioè, si sfiora l'alienanza. No, no. E vabbè, cosa? Come stanno passando qui? Oddio! E vabbè. Vabbè, ma questo c'ha proprio i piedi a cioè, storti. E Buffon l'ha guardato proprio male, tipo... storto. Bella palla! No, Sturaro la pe... Sturaro, fai schifo, ok? No, raga, cioè, prima di iniziare il secondo tempo io una cosa devo per forza farla, perché non ce la posso fare, ragazzi. Io non posso resistere. Raga, lui non ci deve stare in campo. Ma perché non l'ho regalato a qualcuno, veramente? No. No, non lui. Non lui, no, per favore. No. No, non la frattura alla caviglia. Mi sono fatto io male alla caviglia qualche giorno fa. No, per favore. No, per favore. Va bene, ragazzi, adesso andremo a vedere per quanto starà infortunato. Speriamo non troppo. Oddio, no. 3 mesi, no. Non 3 mesi. No, non ci credo. Va bene, ragazzi, se vi è riuscito un like qua sotto, commentate, iscrivetevi. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.